Allora, andiamo. In questa... Grazie. In questa ultima puntata io e Anna vogliamo concludere il nostro viaggio attraverso l'arte della recitazione con un omaggio a colui che è considerato il più grande drammaturgo di tutti i tempi. Dillo tu. William Shakespeare. Hai capito? E metteremo in scena per voi un breve atto tratto dalla sua tragedia più celebre, l'Amleto. Sì, con una scena che andiamo a fare che ha soltanto due personaggi. Ecco, io così non lo vedo nemmeno in non giro. Non te fidi. Guarda che vedrai, Marco, che stasera ce la facciamo sì. A farlo. Vabbè, io naturalmente sarò Amleto, no? L'ombroso principe di Danimarca tormentato dalla morte del padre. E mentre io sarò la sconsolata Ofelia, sì, figlia del consigliere di corte, innamorata di Amleto e da lui ricambiata. È regolare. Certo. Allora, scusa, poco shakespeariano, ma sì, insomma... Allora, possiamo cominciare, bene, direi, sì. Grazie, maestro. Essere o non essere? Questo è il dilemma. Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda... Ah! Ma che cazzo non la fai? Giorgio! Ma sei scemo! Ma ti pare? Ma che c'entra così? C'entra così perché volevo cogliervi con le mani nel sacco. Sempre lì a fare pipipipipi gli attori e io sempre escluso. Ma mi non è vero. Come un soprammobile. Sì, infatti, esatto. Stiamo facendo le cose da attori e daremo insomma un omaggio a Shakespeare. Sì. Shakespeare è perfetto, per me Shakespeare. Io ci ho perso il capo per Shakespeare. Ho tutte le sue opere di Shakespeare, io ce l'ho tutte accanto al letto. Ah sì? Sì, sì. Davvero? Tu tieni tutti i libri di Shakespeare sopra il comodino? No, no, sotto, perché mi balla un po' un comodino, là ci ho messo... Sei avvilente. Per favore, c'è gente fatti che non crede in me, qui davanti, in platea, c'è gente che non ma crede io... che io posso fare Shakespeare. Non li biasimo. Io tutte le... Allora, posso dire una cosa? Sì. No, no, fra tutte le opere di Shakespeare che voi avete scelto, proprio quella più pallosa si andrà a prendere. Dai, ma potevate fare un'altra bella storia, quella d'amore fra Romeo e Giulietta, una storia allegra, solare. Allegra, morono tutti, come allegra? Appunto. Vabbè, però potevate fare la scena del balcone, che quella è romantica, evocativa. Eglioranza. Sì, Marco, in effetti Giulietta è anche un bellissimo personaggio. Ah, sì, che vuol dire? Però stavamo preparando l'altro. Vabbè, però potevamo fare quello. Io potevo entrare a un certo punto, Anna poteva fare Giulietta, io avrei fatto Romeo e te facevi il suo miglior amico di Romeo, come si chiama? Prepuzio. Ma quale Prepuzio? Mercuzio, cosa Prepuzio? Si chiama Mercuzio. Prepuzio, per favore. Volevamo fare quello lì, volevamo fare quello lì. Si vuole fare Romeo, io me la sento, io volevo fare Romeo. Ah, vuoi fare Romeo? Voglio fare Romeo. Allora, vediamo, okay. Voglio vedere proprio come lo faresti, vabbè, così, nell'ipotesi. Che problemi c'è? Allora, te parti con tutti... De Firenze? Sì, che problemi c'è? E parti con il pipponello del balcone. Il pipponello del balcone? Sei veramente... No, io blasfemo. Faccio vita di padre, di nome. Io mi preparo, va bene? Mi chiami te? Sì. Proviamo. Chiami te. Proviamo. Oh, Romeo, Romeo. Perché sei tu, Romeo? Rinnega tuo padre, rifiuta il tuo stesso nome. Giurami soltanto che mi ami... Come no? Io smetterò di essere una Capuleto. Giorgio, non è Nino D'Angelo, non è Nino D'Angelo, è Romeo. Capito? Era Nino D'Angelo, era in parte. E invece io sono Romeo Perfetto e te sei il mio amico, mi chiama Topazio. Mercuzio. Mercuzio, Mercuzio. Io direi che possiamo senz'altro salutare Romeo e il... E Giulietta, Romeo e Giulietta, levate sto cappello, per favore. Allora, sono ignoranti, Ma per fate favore. Sempre le cose, sempre le tragedie dei due personaggi. Si potrebbe fare anche la Cerravella Bella, come si chiama? Quella lì... Sì. Ritorniamo, vogliamo ritornare ad Amleto? Sì, per favore. Torniamo ad Amleto, ce n'era una bella. Che lo ricordo. Però Amleto è triste, è proprio triste. È una tragedia, sì, è una tragedia, lo dice la parola. È una tragedia. Che ha solo quanti personaggi? Due. Uno e due. Eh sì, sai cosa? Dobbiamo fare l'Otello però.
L'Otello. Sì, quello è un testo passionale, tutto incentrato sul dramma della gelosia, il trionfo della tragedia. Il trionfo non lo so, ma la tragedia con te sicuro. Certo. Non raccolgo la provocazione, Amleto. Io potevo fare Otello, il Moro di Venezia, te Anna potevi fare Desdemona, la sua sposa, e Marco poteva fare, come si chiama, Iago. Quello lì, il luogotenente di Otello, no. Un uomo spregevole, infido, sleale, lurido, schifoso. No. Lo stronzo. Potevi fare quello, potevi fare. Io comunque sono curioso di vedere come avresti fatto. Come avresti fatto Otello, che come senti vabbè, è al piano. Vabbè, allora te attacca con tutto il pippone del fazzoletto, oh. Io sono pronto. Il pippone del fazzoletto. Io sono pronto, dai. Ti giuro, non posso ascoltare. Dai, comincia, dai. Veniamo dall'Accademia? Vai. Vado. Ho mangiato le melanzane con qualcosa. Ah. No, iniziava così. Non mi sono preoccupato, non iniziava così. Che cos'è? Guarda, posso darti un consiglio? Perché non comincia, lo sa, non vabbè, lo sai. No, oh. Vabbè, secondo me si comincia. Pensa l'ho fatto apposta. No, non so. Bene, non so quanto sia vero. Ma per il semplice sospetto. Ma ora se ci vedono quelli dell'Accademia d'Arte Drammatica, ma che penseranno di noi tre? Io non era una, così, è una domanda. Però, vabbè. Per favore, vai. Allora, se dobbiamo essere seri, non so quanto sia vero, ma per il semplice sospetto io agirò come avessi certezza. Di me gli si fida. Quando tocca a me, ora. Ma per favore, cazzo! Aspetta che ce la sta facendo! Ah, scusa. Vai, vai, vai. E tanto meglio agiranno su di lui le mie, pensa, macchinazioni. Ah, sono bello! Ora strozzo le stelle. Giorgio, scusa, ma lo fai così, Otello? E come lo devo fare? Ma Otello era nordafricano, si chiama Moro di Venezia e deve essere Moro. Ah, hai ragione, scusate, Ora la strozzo! Ora la strozzo! Ma cosa fai, Carlo Conti? Ma che buffonata! Allora, io più scuri così non l'ho trovati lì sotto, eh! Ho guardato, ce n'erano altri scuri, più scuri non ce n'era, sicché... Vabbè. Tu mi dici sicché? Bene, allora io saluterei italiano. Saluteresti anche Otello. Io saluterei anche Otello, va bene. Che ricordo, pare a Amleto, che sono due i personaggi. Sì. Ma forse mi sovviene che... No, su Amleto c'è pure il teschio. Come no? Fa il teschio. Tu fai... sì. Come faccio il teschio? Sì, ma non un teschio qualsiasi, Giorgio. È il teschio di Yorick. Tu hai presente chi è Yorick, vero? Come no? Ha voglia? Come no? Non ci ha fatto anche il cartone animato. Ma chi? Yorick, l'orso Yorick. Cosa? Sono Yorick. Vabbè, per favore, andiamo. Siamo allora, proprio al pecoriccio. Siamo al cabaret, proprio quello più... Ma Yorick, chi era Yorick? Io lo so mia, chi era Hai ragione, ma era Yogi. Ah, quello era Yorick. Questo è Yorick, un altro livello. Ok. Era il fedele giuliellare di corte, ahimè ora, defunto, era pure ora, dici so, in qualche secolo, ecco. Che intratteneva Amleto quando era bambino, pensa. È un personaggio importantissimo, Giorgio, perché attraverso cui Shakespeare intende evocare il funesto memento mori. Che era parente di... De chi? Di Claudia Mori. Per favore. Oh. È latino! Ah, è latino. Oh, significa ricordati che devi morire, memento. Memento. Oh. Lui lo diceva perché... Per ricordare ad Amleto che siamo destinati tutti alla morte. Sì, però intanto è morto solo Yorick. No, sì, per il momento. Che è una metafora. Anzi, Giorgio... se il memento per il momento era... È una metafora, è tu una lo metafora. Devi fare bene. No, non lo fare, non lo fare. Lo so, no, per dare. Concentrati, va bene? Sì. Il teschio ha un'espressione desolata, laconica, scavata, funerea. Sì. Qual era meglio come faccia? Secondo vai tranquillo, di tuo. Vai, fai la tua faccia, vai, vedrai che non sbagli. Folteschio, eh? Vai. Vai. Sì.
seriamente ragazzi, stiamo parlando di essere o non essere. Questo è il dilemma, che sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna. Ricordati che devi morire. No, non devi parlare, Giorgio, non devi parlare, è simbolico. Hamlet è un'opera simbolica, drammatica. Non glielo devo dire. No, tutti i personaggi sentono gravare il peso dell'esistenza sulle loro spalle, capisci? Quindi avecele. Ma per favore. Le spalle, possiamo continuare. Un teschio. L'hai perse? Sì. Certo. Andiamo. Morire! Dormire, nient'altro. Con un sonno dire che poniamo fine al dolore del cuore ai mille, i mille tumulti naturali di cui è erede la carne. È una conclusione da desiderarsi, devotamente. Marco, scusami se ti interrompo, però tu sei sicuro che il teschio debba stare sul tavolo? Oh. No, tu aspetta, ti fa venire in mente niente. No, stai buono tu, non parlare, fai fare Marco. Stava sotto al braccio. Certo, scusami, se lo dobbiamo fare bene, dobbiamo fare bene. Dico, vai. Sotto al braccio. Vai. Bene, ricomincio? Vai. Oh, perché? Chi sopporterebbe le frustate e gli scherni del tempo? A torto dell'oppressore, l'ingiuria. Tu mi fa male. Dell'uomo superbo. Mi fa male. E tu mi ammazzi. Sei già morto. Ah, scusa. Sei già morto. Morire, dormire, sognare. Perché in quel sonno di morte quali sogni possono venire dopo che ci siamo cavati di dosso questo groviglio mortale? E basta con questa cosa, tu mi fa male. Che cazzo sei? E groviglio mortale, morti, e quello muore, e l'altro la strozza, e l'altro si avvelena, basta. Uno ci prova, scusate. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non ha età, il pane caldo, la tua poesia, tu che stringevi la mia mano nella mia. Bella la vita, dicevi tu, che t'ha imbrogliato, che t'ha fottuto proprio tu. Con le regine, con i suoi re, il carrozzone va avanti. Oh, ma che sono andati via tutti? Oh, ma li mortacci vostri! Da sé! Da dai.